Ciao a tutte ragazze, in questo video vi parleremo degli I Love e I Hate del mese di dicembre, sempre in collaborazione con Flo Makeup, a cui mando un bacione e di cui vi lascio tutti i riferimenti nell'info box e anche al suo video per poterlo guardare, perché anch'io sono curiosissima di vedere quali sono stati i suoi prodotti promossi e bocciati dell'ultimo mese dell'anno. Direi di cominciare subito con i miei e con i nostri, dei prodotti I Love. Allora, tra i prodotti I Love sicuramente ho utilizzato tantissimo questo mese gli ombretti Nabla. Gli ombretti Nabla Cosmetics sono fantastici perché oltre ad essere naturali sono davvero belli, scriventi, pigmentati. Non tutti, però la maggior parte sono davvero belli. E vi faccio vedere alcuni che ho continuato a utilizzare della collezione vecchia, la Solaris, che sono in questa Liberty Palette, questa Sexy Liberty. E tra quelli che sicuramente utilizzo maggiormente c'è Entropy, che è questo di qui, e che io lo utilizzo sempre, ragazze, sempre, ogni mattina, perché mi piace tantissimo. È un top prugna davvero carinissimo, questo di qui. E poi utilizzo anche moltissimo, aspettate che lo confondo con quello, sì, lo confondo con quello di Mulac, che sono simili. Questo è Rust, questo qui, che mi piace un sacco. Mi piace anche tanto Zoe, utilizzo spesso Cattleya, però diciamo che Entropy e Rust sono quelli che utilizzo maggiormente perché mi piacciono da matti. E della collezione invece Genesis, l'ultima uscita, mi piacciono tantissimo tutti e tre i matte, che sono fantastici, e quindi vi parlo di Narciso, che è bellissimo, Petra, anch'esso fantastico, e Mimesis. Mimesis credo sia il mio preferito tra tutti i matte, lo amo da matti, forse perché matte, lo amo da matti, forse perché è il mio colore preferito e quindi per questo mi piace così tanto. E poi vabbè, Citron è bellissimo, e quelli che ho utilizzato meno sono Grenadine e Eternity. Questi di qua li ho utilizzati meno, ancora li ho utilizzati poco, però diciamo che tutti i matte, e Citron anche l'ho utilizzato in un trucco recente, sono fantastici. E poi mi piace da morire proprio da matti. E in questa palette ho messo, in questa Liberty 12 palette di Nabla, ho messo Daphne numero 2, la nuova formulazione dell'ombretto H2O, Daphne, che è diventato anche un bright, ed è bellissimo, proprio il colore dell'anno, mi piace da matti. Questo che vedete accanto è anch'esso un prodotto che ho utilizzato tantissimo in questo mese e che ho riscoperto, della palette elegantissimi di Neve Cosmetics Etoile, che è un bellissimo punto luce. Infatti lo utilizzo tantissimo per l'highlighter del viso, ma anche come punto luce sugli occhi, mi piace da matti. E quindi diciamo che questi sono i prodotti che ho utilizzato per gli occhi maggiormente in questo mese. Altri prodotti che ho utilizzato per gli occhi sono la matita Bombay Black di Nabla, che è davvero fantastica, un nero intensissimo, dura tantissimo dentro l'occhio, e vi potete permettere il lusso, cosa per me è strana, di poter utilizzare la matita nera tutti i giorni dentro l'occhio, perché davvero questa non vi dà reazione. Non è totalmente naturale, perché per farla long lasting hanno dovuto inserire qualche ingrediente che non era completamente naturale, però posso dirvi tranquillamente che non dà problemi e che dura tutto il giorno, è davvero fantastica, di un nero intensissimo. E altro prodotto occhi che mi piace tantissimo, e per questo ringrazio Francesca, che sicuramente mi segue, della pagina di la pagina di Francesca, grazie tesoro, e che appena mi ha sentito dire che volevo questo prodotto me lo ha gentilmente spedito. Si era conservata a furbetta il mio indirizzo e mi ha spedito questa matita che io trovo adorabile. Dovevo parlarvene in qualche video, ho deciso di inserirlo in questo, ed è l'Eyebrow della Catrice. E questo di qua, nella fattispecie, non c'è il numero, è lo 040.
e mi piace tanto, talmente tanto che quando sono andata alla Coin di Catania, l'ho cercata, però in quel momento non l'avevano. Vabbè, io sono andata un po' presto perché diciamo che ancora ce n'è di matita, perché proprio mi piace tanto, è davvero il colore perfetto per me, dura a lungo, mi piace tantissimo, grazie mille, tesoro, sei stata fantastica. E adesso appena andrò alla Coin sicuramente avranno riassortito lo stand Catrisse e me la riacquisterò perché mi piace tantissimo. Altro prodotto che ho riscoperto, che avevo da un bel po' di tempo, però che non utilizzavo, invece ho riscoperto, è questo blush della Glossip e si chiama 06 Doll ed è questo color aranciato. Non è proprio. Aspettate che c'è uno specchio che accevo. Non è un pescato, è proprio un arancione ed è matte, è bellissimo e ha lunghissima durata. E mi piace davvero tanto, l'ho riscoperto, non lo utilizzavo, non l'avevo utilizzato più, però mi sono accorta che in effetti è un blush davvero molto molto valido. E vi parlo anche di due prodotti per la skincare e cura del corpo che ho utilizzato tantissimo in questo mese e che mi sento di consigliarvi. E abbiamo questo olietto qui della Roger Egalé, che mi è stato inviato dalla farmacia Egea. Io ringrazio tantissimo Simone. Ogni qualvolta la farmacia Egea, già sono 2 volte che collaboro con loro, sono felicissima, grazie. Ogni qualvolta collaboro con loro mi inviano prodotti sempre fantastici. La scorsa collaborazione pure Vita Bio, che è un brand bellissimo. Questa Roger Galè, che non è un brand bio, so che contiene alcune schifezzuole all'interno, però devo dire che è un prodotto davvero, sono dei prodotti davvero ottimi. La crema corpo che sto provando, il profumo, però mi sento di consigliarvi maggiormente questo perché è fantastico, è un olietto profumato. Vedete io già a che punto sono arrivata, lo sto utilizzando proprio tutte le sere, io lo applico sulle gambe secche svolge davvero un'azione fantastica. Poi la cosa bella è che è un olietto spray, quindi non vi dovete andare ad ungere le mani, a sporcare in giro, perché proprio lo spruzzate direttamente sulle gambe o nella parte secca che avete del vostro corpo e lo andate subito a spalmare con le mani, quindi davvero è fantastico, non vi dà nessun problema e vi nutre. Io da quando lo sto utilizzando ho sicuramente le gambe più lisce e più nutrite. Io lo sto utilizzando con costanza ogni sera. Un altro prodotto di cui vi volevo parlare così velocemente perché farò per questo una review dedicata è questa crema anti-età 24 ore nutriente per pelli sensibili e delicate della Naturissima. Io ringrazio Davide per questa collaborazione e sto provando tutto un kit di prodotti che dovrebbero far migliorare la mia pelle. Lo sto provando già da tanto tempo, mi sto facendo un'idea, vi farò presto una review sul blog. Però intanto volevo subito mettervi tra i preferiti questa crema viso. Perché mi piace tantissimo, è davvero nutriente. Io la utilizzo la notte perché è anti-età ed è nutriente, quindi preferisco utilizzarla come crema da notte. E mi piace tantissimo perché è davvero idratante. Da quando io sto applicando questa crema ogni notte, ogni sera, mi accorgo che devo far meno le maschere idratanti, e cosa per me erano fondamentali in inverno perché la pelle mi si secca soprattutto in alcune zone, mentre con questa crema sto evitando di fare più spesso le creme idratanti, cioè le maschere idratanti, ce cioè le faccio, però le faccio meno spesso rispetto a quando non utilizzavo questa e mi piace davvero davvero tanto, quindi poi vi farò comunque una review completa per dirvi un po' cosa ne penso anche degli altri prodotti che mi sono stati inviati da Davide. Mi è volata la crema, caduta, proprio caduta a terra. E passiamo invece ai prodotti i8. Allora, tre prodotti i8, un i8 bruttissimo di questo mese, proprio davvero brutto, mi piaceva tantissimo, ci sono rimasta davvero male. È questo smalto della China Glaze. Allora, voi sapete che io non amo tantissimo la durata degli smalti China Glaze, però questo, ragazzi, è davvero terribile. Si chiama Tinsel Town ed è bellissimo perché era un nero con questi glitter argento, davvero un colore fantastico. Poi i glitter, se qualcuno ha visto la mia foto che ho postato su Facebook nel periodo di Capodanno,
dava un bellissimo effetto perché all'inizio sembrava argentato, sulle punte diventava quasi più nero, quindi era come un effetto gradient. Era davvero bello. Il problema di questo smalto è che nonostante io lo fissi col top coat, nonostante sia fissato completamente e ne faccia io due passate e tutto, si stacca a pezzi, proprio si stacca così. A me si è staccato mentre che stavo rifacendo il letto, quindi una cosa banalissima, e si è tolto proprio completamente da tutto l'indice lo smalto, e si è staccato mentre stavo facendo, cioè neanche a contatto con l'acqua, proprio si staccava come unghie finte, e è una cosa davvero orribile. Non lo potete portare dietro, perché vi ritrovate non con lo smalto sbeccato, ma proprio con tutta l'unghia senza smalto, e quindi è una cosa orribile proprio da non mettere mai. Quindi io non lo metterò più, mi dispiace, però non si può neanche pensare che uno smalto il giorno dopo si stacchi direttamente tutta l'unghia. Questo di qua mi era stato dato all'evento, al congresso Clarissa Nails, mi dispiace perché era davvero è davvero un bellissimo colore. È prodotto bocciatissimo, che non mi piace proprio. Io l'ho bocciato in realtà questo prodotto fin da subito, però non me ne ho mai parlato, ho sempre voluto aspettare. E questo eyeliner pen di Mulac, che trovate nella Different Palette di Mulac Cosmetics. Non mi piace assolutamente, perché io questo eyeliner l'ho utilizzato soltanto nei tutorial che vi ho fatto e per farvi vedere come funzionava la palette. E dopodiché non l'ho potuto più utilizzare, si è seccato completamente, proprio totalmente. L'avrò utilizzato 2-3 volte. Io non so se è un difetto del mio, perché molte ragazze si sono trovate benissimo con questo eyeliner, quindi forse magari sarà stato difettoso il mio, sarà stato aperto, cosa che non penso, perché la palette era sigillata. E non vi so dire, fatto sta che non mi piace, perché non mi è durato nulla. Vabbè che è un eyeliner in penna e non ha la stessa durata degli altri eyeliner, però devo dire che non mi è durato questo di qua completamente nulla, quindi purtroppo bocciato. Abbiamo deciso di inserire questo mese con Floriana, ho terminato con i prodotti bocciati, fortunatamente ne ho pochissimi. Vi stavo dicendo, abbiamo deciso di inserire questo mese con Floriana un prodotto Jolly, il top del top del 2014. E aspettate che lo prendo, perché me lo sono dimenticato. Un attimino, scopo l'inquadratura. Allora, questo di qua è il prodotto top del 2014, vi parlo sempre di lui, dell'Under Eye Concealer di Nabla Cosmetics, questo correttore fantastico che è stato il mio correttore preferito per tutto l'anno e che ho riacquistato, che riacquisterò. Io amo questo correttore perché mi copre bene le occhiaie, io non ho occhiaie profondissime tranne casi eccezionali, me le copre bene, mi illumina la zona, dura tutto il giorno, e si deve andare sempre a fissare con una cipria perché è un correttore illuminante, quindi comunque lo dovete sempre andare a fissare, e però una volta che lo fissate rimane, non va nelle pieghette dell'occhio, non va qui sotto l'occhio, è davvero un correttore fantastico. Io lo consiglio a tutte le ragazze che non hanno profonde occhiaie, che amano avere questa zona sì coperta ma anche leggermente illuminata per non avere lo sguardo troppo cupo, e che hanno anche la pelle mista. Io la pelle mista mi trovo benissimo, che non hanno il contorno occhi troppo oleoso, perché se l'avete troppo oleoso, essendo una crema, un correttore molto idratante, non dà un bel effetto. Però devo dire che io questo prodotto davvero lo amo e lo straconsiglio a tutte queste ragazze che vi ho detto. Ci sono tre colorazioni, l'1.0 la più chiara, la 2.0 che utilizzo in estate, leggermente più aranciata, quindi va bene per le occhiaie bluastre, e la 3.0 che credo sia per le occhiaie, non l'ho mai provata, credo che sia per le carnagioni abbastanza scure. E basta ragazzi, ho terminato anche la batteria scarica prima che mi si spegne di botto, e vi mando un bacio di nuovo a Floriana, la ringrazio sempre per questi video insieme, e vi rimando al prossimo video, ciao!